È un momento storico quello a cui stiamo per assistere. È un momento in cui si sta per affrontare una nuova entusiasmante avventura, mi viene da ridere, nel mondo dei Pokémon. E quindi oggi siamo qui. Non so in che regione, non so ancora con che protagonista, ma siamo qui su Pokémon Spada. Bentornati sul mio canale di gaming. Oggi siamo qui su Pokémon Spada. Perché spada e non scudo? Semplicemente perché uno è stato più semplice da reperire rispetto all'altro per la mia Nintendo Switch ufficiale Pro Evolution Plus, la versione 2.0, però, quella che ha anche il joystick uguale a quello dell'Xbox. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like e un commento. Come per la serie precedente, io non so un cazzo di niente, ma veramente niente a sto giro. Non so neanche come si chiami la regione, non so nulla. Non conosco i Pokémon, non conosco la storia, non conosco la lore. Fatemi sapere se voi ci avete giocato. In caso voi ci abbiate giocato, datemi dei consigli perché saranno fondamentali. Ci siamo appena lasciati alle spalle un grande personaggio come Gaetano. Ma oggi siamo qui per vivere la straordinaria avventura. E tra l'altro un momento storico perché evolviamo, andiamo oltre. Siamo sulla Switch. È un nuovo gameplay. Italiano, si vola. Qual è la mia foto? Ovviamente mi verrebbe sempre da selezionare lui. Non possiamo fare tutti i video così. Non sceglieremo assolutamente una donna, ma sceglieremo una via di mezzo. Carnagione mediterranea, pronto a scopare. Tutte. Ma come ci chiamiamo? Il problema di scegliere i nomi è che io ho ovviamente dimenticato tutti quelli che ho scelto nel corso del tempo. Quindi il rischio di sceglierne uno già usato è altissimo. Sono abbastanza sicuro che c'era Gennaro, c'era Ciro, c'era Gaetano, forse c'era addirittura Pasquale. Possiamo ufficialmente dare il benvenuto al personaggio migliore che abbiamo mai visto. Possiamo ufficialmente dare il nostro saluto a Renato, Air King del Mediterraneo, Renatino. Che tra l'altro si chiama Renato perché è nato re. È rennato. Cos'è quella scritta? No, sì, ma non è in italiano. Che lingua? Ah, no, è la lingua degli unknown. O è tipo giappo-cinese indocino? Allora, io vi dico, ho già provato a mettere 60 fps. 60 fps non si può giocare, ragazzi, perché va troppo veloce. Questi però sono troppo pochi di fps. Siamo d'accordo, no? Voi non avete visto, ma ho risolto tutto. Adesso gli FPS sono 30 FPS super stabili. E siamo qui con Erbaffo da crema. Benvenuti nel mondo dei Pokémon. Oh mio Dio, adesso ci farà tutta la sua introduzione folle. Benvenuti nella regione di Galar. Con la sua natura rigogliosa, le sue incantevoli città ed i suoi innumerevoli Pokémon gay. Naturalmente sapete benissimo di cosa parlo, non è vero? Di loro, boom! Ci fa vedere subito. Chissà che Pokémon straordinari ci saranno. Ma lui è tipo, cos'è, il nuovo professor Oak? Il nuovo professor Kukui? Chi cazzo sei tu? Il mio nome è Rosa. Oh no, Rose Villain, frate. Ammirate con me l'allenatore più forte di Galar. Pensa se si chiamasse Gaetano, niente meno che Dandel. Ah sì, Dandel. Ma che ingresso è quei fuochi d'arte? Dandel. Ma chi è? Zorro. Ma che brutto sei. Oddio, Charizard c'è però. Ma è nano Charizard, frate. O sei tu altissimo? Hai visto, ha fatto il gesto del 3 come l'ultra. Tutti che fanno 3. Frate, ma il gesto del 3 è l'ultra. È l'ultra quello tipo della Slovacchia. Vi ricordate? Quello in Italia che faceva 3. È un simbolo fascista. Sai bene che non perdo mai Laburno. Ah sì, Laburno e Dandel. Ma che nomi sono? Tutti sconvolti? Oh no, ultra mega Charizard. Merda, ma è enorme. Stiamo assistendo per caso alla distruzione del pianeta Pokémon Spada. Ovviamente abbiamo scelto la spada perché è un modo per dire siringa di eroina. Cos'è? Casa nostra? La nostra nuova casa? Oh no! Già mi manca Au! Non ce la faccio senza Au! Quelli siamo noi! Quello è Renato! Renatino! Che cazzo fai? Oh no, è il Rototondex! Anche qui c'è il Rototondex! Hop! Oh, c'è nessuno? Oh no, al posto di Au c'è Hop! No, chi è Hop? Ciao Renato, come va? Hai uno smartphone nuovo! Mio Dio! Stai guardando l'incontro amichevole di mio fratello? Oh no, ma lui è il fratello del campione! Per fare il tifo come veri fan devi fare la posa Charizard, frate, che cos'è la posa Charizard? Non me la far vedere, ti prego, ho paura! Mamma! Ma come cazzo ti vesti, cogliona? Non avrei mica dimenticato il grande evento di oggi, sapete qual è la cosa super figa? Nessuna. Nemmeno per sogno, per questo sono venuto qui di corsa a chiamare Renato. Non mi dite che è un altro gioco in cui parlano e basta perché mi incazzo e lo lancio dalla finestra. Op, il tuo nome è una merda, non potrei mai sostituire Au nel mio cuore. Dandel sta per arrivare. Non dimenticarti la borsa, magari ci scappa pure un regalino. Arrivederci signora. Un giorno la scoperò. Beh, op, sembra troppo. Fammi muovere Renato. Renati, fatti vedere. Santo Dio. Ma quanti anni hai? Sei? Comunque dovrebbero fare Pokémon più realistici, cioè con gente dei 24-25 anni, capito? Che si ritrova lì come ultima speranza. Dove cazzo devo andare? Ah, questa è casa. Ah, questa è la borsa. Più la borsa, dai. Prendi la vecchia borsa di papà. Ma perché non c'hanno mai il padre questi? Oh? Ma com'è possibile che sono sempre problemi familiari? Frate, fanno 60 gradi, leva il cappello. Ah no, già che lui scopa. Sono il futuro campione di Galar. Namosene via, va. Usciamo, andiamo ad esplorare Galar. Pronti all'avventura. Pronti a conoscere Pokémon. A scopare troie. No, forse non è questo il videogame. Che fa?
È matto. Rispetto all'altro, ovviamente la grafica è un po' migliore non si dice, perché ovviamente è di una console superiore. Noto anche che non ci sono quelle fastidiose ombre che abbiamo avuto su Ultrasole. Credo che le texture si possano mettere in più in HD un po' meglio, anche un po' meglio non si dice, ma non ho ancora capito il metodo. Se un giorno lo scoprirò, ve lo farò vedere. Ehi, oppa. Renato, non ti sembra un po' troppo grande quella borsa? Beh, in effetti sì. È enorme. Qualsiasi Pokémon dovesse darti mio fratello, saprei di sicuro dove metterlo. Merda, lo starter, è vero, io sottovaluto sempre questa roba. Che cazzo fa? Sta prendendo a testata un cancello? C'è un Wulu. Che ci fai lì? Cazzo ne so che ci fa. No, Wulu, ma che cazzo fai? Sei un coglione. È chiuso, idiota. Ehi, Wulu, non me la conta giusta. Forse racconta, questo è un errore. Non vorrà mica buttare giù a testate quel cancello. No, 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 si vuole solo suicidare. Nel bosco assopito ci sono Pokémon pericolosi. Ah, fratello, nel bosco assopito sai chi c'è? Tua sorella, ecco chi c'è. Wow, cazzo è? Chiara dice che mi adora? Vediamo chi arriva prima a casa mia. Oh no, è una gara. Scommetto che con quella borsa sarei già capo dopo 2 mesi. Senti, a coglione, corri! Corri, Galar. Oh, però te posso dire, me da vibe. Me sta da vibe. Certo, è palesemente un gioco. Secondo me la Nintendo sbaglia. Non ha capito che devono puntare non sul pubblico di 6 anni, ma sui tossici di 30. Fidatevi di me. Wollo. Ma che è, sì? Chi è questo obeso? La tecnologia ha fatto passi da gigante. Ora posso scoparmi un cyborg. Che figata. Questo ovviamente è un modo per non farmi andare oltre. Quella è la città. Questo c'ha un'arena di Pokémon all'interno del suo giardino privato. Lì c'è una Maserati lì dentro. E questa è casa di Hop, frate. Ma quanto cazzo è grossa, frate? Ma quanto sei ricco? Bentornato, Hop. Certo che per chiamarlo Hop. Hop e Renato. Ma che è Hop e Renato? Dandel non è arrivato, no? Signora, lei si rende conto che ha chiamato un figlio Dandel e l'altro Hop? Dovrebbe arrivare alla stazione di Brassbury. No, come Brassbury? Non c'è neanche bisogno di modificare il testo, non che io l'abbia mai fatto. No, Hop, andiamo a più a tuo fratello e damogli tu cartoni in bocca. Perché non vieni con me? Va benissimo. Cioè, tu sei il fratello del campione del mondo. Salve signora, sono piacere. Oh, qua posso andare sopra. Fermi tutti, fammi rubare un paio di cose. Chi cazzo è? Nonna! No, nonna, nonna, sta fissando una pianta. Non torna a casa molto spesso. Nonna, lei è completamente andata. Ma questo c'ha una collezione dei cappelli. E mi sa la madre una collezione di cappelli. Oh. Vabbè, c'è stata, è bella casa. Io vivo in una catapecchia di merda fatta di legno e sassi. Nonno, perché lei... Nonno, signora, le posso chiedere com'è possibile che... C'è un afroamericano in stanza? Sei nonno? Tuo fratello è come un supereroe. Non ci dice se è nonno. Guarda, questo è un afroamericano preso a caso in giro. Vabbè, andiamo via, andiamo a Pier Fratello alla stazione della sborra. Già si vede la sborra, assurdo. Già abbiamo detto sborra 15 volte. Sborra, sborra, sborra. Ehi, hop. No, mano dietro la schiena come per dire ti scopo. Fiondiamoci alla stazione. Fai attenzione all'erba alta. Pullula di Pokémon. Io ho come il mio Wulu. Va bene, sì. Cerca di evitare l'erba. Guarda, frate, a me una cosa del genere non me la dici mai più. Sì, ma io ho bisogno di un Pokémon. Devo incrociare gli starter. Percorso 1. Ma sbaglio? Vabbè, non mi ci fai andare tanto. Non è Pokémon con te. Oddio, guarda lì. Stanno aspettando tutti il campione. Andiamo, hop. Oh. Ah, rimani là, va bene, tranquillo. Stanno tutti aspettando il Champions. Tutti che aspettano il campione. Brass sborra. Ehi, Dandel. Ma come cazzo te vesti? C'ho un New Era in testa. Oh, no! Ma perché fa mossa del 3? Ma chi è? Cari amici di Brass Sborra, Dandel, il campione è tornato. Non so perché, ma ha un'aria da Mr. Satan non indifferente. Il nostro invincibile campione. Tu e Charizard siete leggendari, cazzo. Thank you, amici miei. Thank you? What? Why thank you? Yes, Charizard è straordinario. Ma perché parla mezzo italiano, mezzo inglese? Se vi impegnate a fondo, vabbè, ci sta dando dei consigli di vita che non ci servono. Il mio sogno è che gli allenatori di Galar si allenino insieme con sportività per diventare più forti del mondo. Poi le Charizard ti dice a coglione, ma che stai a dire? Ritardato. Fratellone, sono qui. Il mio fan numero uno è venuto fin qui apposta per me. Penso che sia un videogame in cui non giochiamo. Il tuo sguardo ispirato mi dice che devi essere Renato. Sono proprio io, sono Renatino. Io sono il più grande campione della storia di Galar, nonché il più fervido, appassionato di Charizard. Che titolo è? Non è un titolo. Mi chiamano l'invincibile Dandel. Mi devi dare un Pokémon però. E se ne va. Ogni occasione è buona per una sfida. Va bene, mi dai un Pokémon? Oddio, guarda quante cazzo di patch c'ha sul suo mantello. Tutti col 3. Tutti col 3. Qualsiasi ora del giorno sia, it's always champion time. Dandel, secondo me tu ci farei fare molte risate. Sono abbastanza convinto che Dandel sarà un personaggio abbastanza strano da... Talmente strano da essere assurdo. Dov'è il regalo che avevi promesso? Si tratta di un Pokémon? Fammi vedere questi cazzo di starter. Entrate in scena, mia piccola Misi. It's champion time! Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo di champion time. Vabbè. Guardate bene questi splendidi esemplari. Triplo Pokémon. Vediamo gli starter! Che schifo! Grookey! Scorbunny! Sobol! Ma che è, sì? No, ma quella è inconio, frate.
Quella è una scimmia, un coniglio e una papera. Credo di andare sull'acqua questa volta. Vabbè, il fuoco abbiamo scelto all'ultimo, quindi eviterei di scegliere un'altra volta fuoco. L'erba addirittura l'abbiamo scelta per due volte di fila. L'acqua manca da un po'. No, Sobol. Il Pokémon d'acqua è quello che sceglieremo noi. Guarda che bello il girino, è una rana. Questo è Sobol, di tipo acqua. È come l'acqua, un'indole liquida e versatile. Allora sei proprio... Ma allora me la stai chiamando questo soprannome? Sì, voglio lui. Certo che voglio dare un soprannome a Sobol. Benvenuto, Smegma. Stai scherzando? Tu pensi che qua stiamo a giocare? Questo è un gioco per te. Ah, coglione. Smegma è stato aggiunto alla squadra. Questo non lo sai, Nintendo, sono oltre. Sono oltre quello che puoi fare tu. Mi puoi far chiamare Pokémon Smegma, Sborra e figlio di Troia. Ma stai scherzando? Ti piace Smegma, eh? Ottima scelta. Sì, mi piace lo Smegma. Lo so che è un'ottima scelta. Scelgo te, Scorbunni. Ma ah, già che scelgono quello debole. Ci alleneremo sodo insieme. Diventeremo imbattibili. Questo ma c'ha il cerotto nasale per respirare meglio. Ma che è? Lottate e allenatevi insieme. Diventerete presto abbastanza forti da contendermi il titolo. Stai zitto. E lui? No, rimane da sola la scimmia. Lo prende lui? Verrai con me. Il mio Charizard è forte e severo, ma sa essere anche gentile, vedrai. Ora lo scopa. Boh, mi sembra molto piccolo per scoparlo, però. Tutti a tavola, bambini e Pokémon. Ragazzi, qua c'è bisogno... Dove devono prendermi... Che fa? Sta esultando davanti a della carne morta. Ma mi devono prendere come direttore artistico dei Pokémon, frate. Madonna, che buoni. C'ho voglia di... C'ho voglia di salsicce. Ci saranno, immagino, anche delle nuove meccaniche, dei nuovi mondi da esplorare, delle nuove... cose che ci permetterà di fare questo videogame. Com'è andata la vostra prima serata da allenatore? Avete scopato? Esatto, è andata proprio così. Diglielo, Oppo. Cioè, siamo ciucciati a vicenda. Da oggi io e il mio caro Renato saremo rivali. Non ho alcuna intenzione di farmi battere. Stai tranquillo, coglione, con quei capelli viola da fallito. Perché non fate subito una bella lotta? È quello che aspettavo. Oh no, vediamo se anche questo videogame crasha con le mosse d'acqua. La prima lotta. Ma è molto piccolo questo spazio per fare a botte, no? Oh no, ma questo Oppo sembra più stupido di Au. Ma lui c'ha due Pokémon, mo. C'è la pecora e quello. Vai, Smegma. Parte la sfida, attento, ho due Pokémon. Lo so, coglione, so contare. Oh, lotta, Pokémon, borsa, fuga, via, fuggire. Vabbè, questa è impossibile per vincerla, immagino. Gli fai subito botta. Ah, ma star 3 lui, va bene. Smegma usa botta. Va bene. Non ce leva un cazzo, frate, è il momento di fare ruggito, subito, immediatamente, ruggitalo. Come posso velocizzare? Ah, così. Madonna, che bello, ce l'ho sul joystick, il tasto per velocizzare, raga. Questo è un sogno, ve lo giuro. Riusa ruggito. Che sogno. Ok, adesso puoi spammare un po' di botte. Boom. Sì, va bene. Boom. Va benissimo, lei dal cazzo, coglione. Che è sto menu per i punti esperienza, frate? Più un livello. Pisto acqua. Anche in questo gioco ti dicono le mosse super efficaci e quelle non super efficaci. Sarebbe il top. Pisto sborralo, che ti devo dire? Guarda come salta quel coglione. Boom. Spenta la fiamma che arde in lui. Hai già capito come funziona il rapporto tra i tipi, eh? Bro, è tipo il 12° gioco Pokémon a quel videogame. Videogame? Allora, mi sembra abbastanza smooth la situazione comunque, eh? Vedi, anche velocizzato è abbastanza smooth. Dobbiamo metterlo sotto stress. Bellissimo il fatto che ce l'ho sul joystick e non devo più premere la tastiera. Vuoi imparare un altro livello? Vuoi imparare un'altra mossa, intendevo. Imbecille. Oh no, mannaggia, ho preso la sborra. 400 poche dollari, si gode. Stavo quasi per mandare in campo Charizard per unirmi alla lotta, bro. È troppo. Renato, vorrei chiederti un favore. Diventeresti il rivale di Hope? Certo, senza nessun problema, è un coglione. Lasciaci andare a sfidare le palestre. Quindi tornano le palestre, tornano le medaglie. Quindi una mezza grafica la dovrei fare. La sfida delle palestre è l'evento più importante di Galar. È normale che tu voglia partecipare. Mi sta dando vibe positive però per ora, eh. Dovete procurarvi un Pokédex, va benissimo, certo. Appena ci lasci andare via lo faccio. Ma lui fa sempre questa mossa, ma chi è? Ma sembra, vabbè. Tu c'hai la 104, anzi frate c'hai la 208. Andiamo al laboratorio, lì potremmo farci dare un Pokédex. Voglio anche incontrare il nuovo professor Kukuya. Avverto la professoressa. Ma come la professoressa? Pensa se è Lilia. No, è impossibile. Non sono minimamente collegate le cose, vero? Prima lotta fatta. Velocizziamo un po' qui com'è. Porco due, mi sono cagato sotto. Sbam, crack. Oh no, ha distrutto il cancello. Ce l'ha fatta. Dove è finito il wulo di prima? E io che ne so, sarà andato per la sua strada. Ma come abbiamo fatto a sentire il rumore da... un chilometro di distanza? L'ingresso a quella zona è vietato a tutti. Una volta la nipote della professoressa è entrata e se l'è vista davvero brutta. C'era un uomo nudo con il cazzo di fuori. Non credo che sia accaduto davvero, Hope. Che facciamo? Dobbiamo fottutamente aiutare quel Pokémon. Sbrighiamoci, Renato. Ricordati che siamo rivali, io ti odio. Amo, coglione. Ma questo è il bosco? Ok. Oh, posso dire che però, allora, questa grafica forse la preferisco addirittura a quella di Ultrasole. Ma ditemi la vostra, perché ti rende un po' di realismo, no? La nebbia si sta facendo sempre più fitta. Cioè... qualcuno che sta fumando marijuana. Troviamo quel Pokémon, ma adesso ci incontreremo tipo con Pokémon della leggenda. Guarda che bella l'erba. Oddio. Ah, che cazzo, è carinissimo. Scovet. Frate, ma è carinissimo. Che cos'è? Tipo il Rattata di Galar. Ah, così è tipo... che era? Bianco 2 che non incontrava i Pokémon così, no? Attraversiamo il ponte della misericordia e proseguiamo.
Che cazzo è? È un leggendario, frate. Hai sentito anche tu quel verso? Come faccio? Ah, vedi? Ah, basta che non premo tutta la levetta. Ok, vabbè, devo capire se... Senti il suono! Quel povero Wulu potrebbe essersi cacciato in guai seri. Lascia stare. Andiamo... Op. Questo si chiama Speranza, frate. Cioè, sto con Speranza, ma è il rapper. Ho capito adesso. Oddio, guarda la nebbia. Sempre più fitta. Stiamo entrando nella casa di Puff Daddy? Merda, ora ci scopa. Mi piace. Oh no, Op, sei spaventato? Madonna, sta sotto... Ma ha preso MD lui? Che cazzo è? Frate, è il cane leggendario? E quello cos'è? Wada, frate! È apparso non si sa chi. Ah, ma penso sia il leggendario... Ma come? Ma come vai, Smegma, frate? Ma sarà il 60 questo? Ma posso fuggire? Non puoi fuggire. Cioè, mi devo fare un perculo dal leggendario. No, ma come è ruggito? Ho sbagliato. Vabbè, tanto penso sia scriptato inutile. Il misterioso Pokémon ti sta fissando. La mossa non ha sortito effetto. Smegma usa pistolacqua. Non gli fai niente, frate. Ma è tipo un fantasma. E svanisce nel nulla. Ah no, è lui che fa partire la nebbia. È il Pokémon droga. È il Pokémon fumo. Oh no, è il nuovo Munna. Devo continuare ad attaccare e a sprecare mosse? Aspettando che mi apra la faccia? La mossa non ha effetto? Abbiamo capito, frate. Ancora più fumo. Vabbè, frate, ho capito. Ma che è? Casa mia sabato. Sabato sera. Frate, mi sta da fastidio. È talmente tanta luce che mi crea ombra sulla faccia. Merda, sono spaventato. Si è addormentato. Era palesemente droga soporifera. Ci ha scopati? Danda, almeno male che sei arrivato qui in nostro aiuto. Quel modo di ringraziare. Io che ero pure preoccupato per voi. Ma come ci hai trovato, coglione? Non è che sei tu il Pokémon leggendario. Non è che sei un Pokémon. Ma perché il cappello di Renato ha forma di nocciolina? Charizard, tranquillo, non lo mangiare. Abbiamo ritrovato il Pokémon. Sano e salvo, come potete vedere. Vi ho visti a terra privi di sensi. Non sareste dovuti entrare nel bosco. Ma capisco perché l'avete fatto. Ci siamo persi nella nebbia e quello strano Pokémon ci ha attaccato. E ora lui dirà: quale strano Pokémon? Uno strano Pokémon? Sembrava fortissimo, proprio fuori dal comune. La cosa strana è che le nostre mosse non avevano alcun effetto. Ora lui ci dirà: merda, ma avete incontrato Jamuld, il Pokémon specchio. Il Pokémon del bosco assopito di cui la gente parla è una sorta di miraggio. È tipo fantasmagorico, fantasmante, una roba del genere. Bisogna cercare di uscire da questo bosco. Vi accompagno io. Andiamo, Dandel. Dai, sì, sempre più felici. Madonna, già c'ho voglia di picchiarlo. Questo ho scritto un nuovo capitolo della mia leggenda. Op, non so come dirtelo, ma non sei una leggenda. Non puoi autodirti che sei una leggenda. Va a dire a tua madre che andiamo a Brass Sborra. Va bene, vado a salutare mia madre. E la prossima volta che le dirò che la prossima volta che la incontrerò sarò campione di Galar. Qui, Op, state per andare a Brass Sborra. Per farvi dare un Pokédex, eh? Assolutamente sì. Smegma, conto su di te. Prenditi cura del mio Renato. Andiamo a prendere questo Pokésborra. Pokédex, scusate. Oh, allora, ripeto. Ma sono spawnati lì, avete visto? Non c'erano, sono letteralmente spawnati. Questo cos'è? Brassbury? Furlongham. Ma è ambientato in Olanda? Cioè, da cosa prende spunto? Con questi mulini a vento? È il primo passo del cammino per diventare campione. Vado subito a lottare con qualche Pokémon selvatico. Fa un po' come cazzo te pare, anzi lo faccio anch'io. Ah no, devo andare al laboratorio Pokémon, va bene. Andrò lì, ci vediamo dopo, coglione. Ma vedi che spawnano? Ah, ma sa che devo far giro? Quindi vedi i Pokémon così in giro... Ah, e puoi scappare. Cioè, i Pokémon ora li vedi così? Beh, allora, se li vedi così, in realtà è tanta roba, mi piace. Carina come roba nuova, ti dico la verità. Guarda che bello sto Charizard. Ma la gente spawna, raga. Charizard, sei il più forte. Lui che mi dice? Char. Chi è lui mussoliniano? Sono ricordato di cosa diceva la scritta sul cartello che c'era qui. Diceva, Viverduce. Non diceva questo. Allora, poi andremo ovviamente ad esplorare un po' tutto. Ciao, Dandel. Sei riuscito a trovare il laboratorio senza problemi? È letteralmente viola. Oh, mi sta approcciando un Charizard. Che devo fare? Entriamo, dai. Ma tu non lo metti mai nella Pokéball questo coglione? Ti rendi conto che è pericoloso, no? Guarda che bello. Ma fratello, ma la grafica non è brutta. Ripeto, mi piace più questa di quella di Ultrasole. La professoressa Flora ha una biblioteca davvero straordinaria. Yayamp? No, chi è Yayamp? Madonna Dio, sì. Ma c'ha la lingua di fuori, sta a morire sto coso. Ma dategli l'acqua. Cosa vuoi oggi, Dandel? Professoressa Flora. Ma è una fregna di dimensioni epocali. No, professoressa Flora. No, ciao Yamper. Ah no, è Yamper. Ma chi è? Ah no, Yamper è il Pokémon. La sua allenatrice è Sonia. Prepara dei pranzi al sacco che sono davvero una favola. E come li farcisce? Senti Sonia, io sono costretto a cercare dei tuoi cosplay. A me va bene, ma hai esagerato col cosplay. Mi chiamo Sonia, sono l'assistente della professoressa. È un mondo tutto al femminile, ci piace. Questo è Renato, è diventato allenatore da poco. Lo affido a te, vado, ciao, vattene Dandel, lasciaci soli. Aiuta quel coso, fratello, sta morendo disidratato. Da quant'è che non beve? Io chiamo Lempal. Vedo già che hai uno Smart Rotom. Oh no, cos'è lo Smart Rotom? E la Rotom come va? Oh no. Ah, è lo Smartphone Rotom. È un'invenzione geniale. Funge da mappa e da navigatore. Anche se per Dandel è assolutamente inutile. Si perde lo stesso. Un coglione. Dai retta a me. Farò in modo che tu possa usare il Pokédex sullo Smart Rotom. Oh,
guarda. Il Pokédex è un regalo di mia nonna, la professoressa Flora. Ah, sei la nipote della nonna. Ah, la professoressa è una vecchia di merda. Ma io voglio parlare solo con te. Passa da lei e dille che ne hai uno, le farà piacere, va bene. La sua casa è alla fine del percorso 2, va bene. Cos'è questo spazio completamente nero? Vabbè, Sonia, io quindi ho preso il Pokédex, me ne vado, ciao cane, me ne vado. Allenatore, scusa se ti disturbo, hai un momento per parlare di Gesù? Ma anche qui, devi aver ricevuto un Pokédex. Io amo parlare con gli allenatori alle prime armi e dagli strumenti. Che mi dai una pozione? Straordinario, chi lo avrebbe mai detto? Beh, se n'è andato così, mi ha dato una pozione e si è dato. E ora è qui a parlare con questa signora. Ma come lo uso? Ok, Pokémon, borsa, salva, mappa città. Quindi già c'avevo prima. Oh, quindi noi abitiamo a Furlongham. Percorso 1, Brass Sborra. Percorso 2, vedi, ci porta verso un fiume. Questo, ah no, mi dice i nomi. Piazzale Adunanza, Lago Axiu, Occhio del Lago, Lago Milotic, Sedia del Gigante, Pianura Serena. Ah, ma è enorme, frate. Oh merda, è gigante. Golwick. E questa è la Lega. Golwick. Ah, la Lega si chiama Golwick. Vabbè, lo scopriremo. Merda, ma è enorme. Quindi dobbiamo semplicemente proseguire. Ora lui ci dirà: ma quella è un'ortofrutta. Perché c'è un'ortofrutta? Ti sei fatto dare il Pokédex da Sonia? E non solo. Adesso potremmo catalogare un sacco di Pokémon. E speriamo, dobbiamo fare attenzione. In giro per la regione ci sono Pokémon selvatici e allenatori molto forti. Vabbè, portali in un centro Pokémon. Vabbè, ci fa il tutorial sul centro Pokémon. Io ti voglio bene. Ma non è una cosa che mi interessa troppo. Dai. Oh, guarda che bello, però. No, li conosco bene, ti prego. No, non hai bisogno, non ho bisogno di te. Vado verso il percorso 2. Raggiungimi quando hai fatto. Ho già fatto. Usciamo senza paura. Qua tocca esplorare un attimo. Tocca vedere un po' come la situazione. Questo che è? Certo che se non mi dite. Ah, negozio dei vestiti. L'hanno lasciati. Incredibile. Scusate, ho deciso di stilare. Abbiamo fatto shopping. Ho speso tutto ciò che avevo in vestiti. Ma guarda quanto stili adesso, Renato. Pronto a scoparle tutte. Allora, signora, lei è la prima vittima. Che bello fare shopping. Va bene. Esploro un attimo. Vediamo se c'è qualcuno che ci dice qualcosa. Oh, strumento. Poche bambola. Che sti cazzi. Parlo un po' con tutti. Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa. Ma non credo. Nessuno ci ha detto niente in realtà. Quindi possiamo proseguire verso Hop. Senti Renato, ora che anche tu sei un allenatore, perché non partecipi alla sfida delle palestre? Assolutamente sì. Ma di che si tratta? È una competizione che si tiene una volta l'anno per aggiudicarsi il titolo di sfidare il campione. Partecipa anche tu. Va bene. La casa della professoressa si trova alla fine del percorso 2. Lo so, lo so, lo so. Con Renato vicino al percorso 2, io direi che possiamo salutarci qui. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Renatino. Grazie mille. Ci sentiamo domani con un nuovo video, dopodomani con un altro episodio di Pokémon Spada. Fatemi sapere tutti i vostri consigli, io vi ringrazio, vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao da me, da Renato, e ci vediamo dopodomani a Galar.